Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Here we are. Ma però con la luce lo sapete che è veramente carino. Il video in macchina con l'effetto cinema direi veramente niente male. Poi ogni tanto arriva la luce che fa capire quanto io sia brutto. Però questo passa in secondo piano, che qui dobbiamo parlare di altro. Infatti fatevi salutare prima. Hola hermanito, sono GA7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette, non le manette perché non ho le mitragliette, ed anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia. E benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di calcio mercato, parliamo di voci di mercato e parliamo di Milinkovic-Savic, Matteo Politano e Piotr Zielinski. Operazione di cui parla il Corriere dello Sport. Il Corriere dello Sport parla di questo eventuale scambio. E io, quando sento scambi in ottica Napoli, ridacchio un po', sempre, mi viene un poco sempre da ridere, no? Perché Napoli raramente fa scambi, il Napoli quasi mai accetta contropartite per i propri calciatori. Il Napoli raramente, quando vuole vendere qualcuno, va a fare degli scambi perché preferisce cash. Però in questo caso è effettivamente un calciatore che vorrebbe il Napoli, perché Milinkovic-Savic è un calciatore richiesto a quanto pare da Rudy Garcia. Quale sarebbe la base dell'operazione? La base dell'operazione sarebbe quella di uno scambio Zielinski e Politano per Milinkovic-Savic. E qui chiaramente entrano in gioco tante cose. Allora, innanzitutto Politano è un classe 93, Zielinski è un classe 94, Milinkovic è un classe 95. Quindi comunque si andrebbero a scambiare due giocatori più vecchi, tra virgolette, parliamo di massimo due anni, per uno più giovane, ma parliamo comunque di uno che tiene 28 anni. E 28 anni sono un po' fuori da quelli che sono i parametri del Napoli, però sono comunque in cambio di due giocatori che anche se il Napoli non prenderebbe mai. Cioè, se il Napoli dovesse effettivamente mai prendere un 28enne, mi immagino che di quella valutazione, tra le altre cose, mi immagino che possa essere proprio con uno scambio, senza effettivamente dover cacciare un euro, e potrebbe anche risolvere delle situazioni in casa della Lazio, perché comunque Milinkovic ha il contratto in scadenza nel 2024, come Zielinski nel 2024, Politano mi pare 2025 addirittura. Poi ci sarebbe da discutere sul prezzo, perché io non ho dubbi che Zielinski valuti che De Laurentiis valuti Zielinski più di Milinkovic e che Lotito valuti Milinkovic più di Zielinski. Questo lo faccio scegliere a voi nei commenti. Immagino che l'opinione generale sia quella che Milinkovic abbia più valore. Ci può stare assolutamente, perché ragazzi, Milinkovic è fortissimo, a Napoli farebbe solo comodo. Il Napoli è una delle squadre in cui Milinkovic lo vedo bene, tipo al Milan non lo vedo bene, una squadra di transizioni veloci e di tanta corsa. Milinkovic non mi sembra l'uomo più adatto. Una squadra di palleggio come il Napoli invece io lo vedo veramente molto molto bene. Poi parliamo comunque di un calciatore, ragazzi, fortissimo, a prescindere, che fa bene, farebbe bene in qualsiasi zona del campo, in qualsiasi contesto tattico e tecnico. Sì signora, sto facendo un video, non mi guardare così, veramente, poi mi innamoro. No, scherzo. Questa la situazione che dicevo, Milinkovic-Savic. Poi c'è anche la questione Politano, cioè Politano-Zielinski può essere uno scambio equo per Milinkovic-Savic? Non lo so. Sicuramente chi dirà nei commenti che Politano e Zielinski valgono molto più di Milinkovic, c'è chi dirà che Milinkovic vale molto più di Politano e Zielinski messi insieme, c'è chi dirà che Zielinski vale molto di più di Milinkovic, anche solo Zielinski, e ci saranno mille peripezie nei commenti e nell'opinione pubblica. Quello che penso io, perché io ho aperto il video con una premessa, e la premessa è che il Napoli solitamente non fa questo tipo di operazioni. Se il Napoli dovesse mai farla, uno, per un giocatore che chiaramente il Napoli vuole, che è impostato dal Napoli, e due, con Lotito, perché Aurelio De Laurentiis e Lotito lo sappiamo benissimo, ragazzi, stanno così. Lotito e De Laurentiis sono pappe ciccia, letteralmente migliori amici, alleati in Lega, si aiutano qualsiasi cosa, sono d'accordo quasi su tutto, hanno caratteri molto simili, l'uno va al compleanno dell'altro. Cioè parliamo comunque di due
di due che si conoscono da tanto e che si trovano molto bene insieme, quindi non mi sorprenderebbe assolutamente se magari Lotito preferisse fare un piacere a De Laurentiis piuttosto che alla Juventus o a un altro club. Poi c'è l'importante anche la volontà del calciatore, che sembra preferire la Juventus. Giustamente, se preferisce la Juventus tu non lo puoi convincere, cioè non lo puoi obbligare ad andare a Napoli. Non penso che lui gli farebbe schifo venire a Napoli, dove giocherebbe la Champions, dove comunque prenderebbe uno stipendio importante, dove giocherebbe per difendere il titolo, una città molto calda. Cioè, veramente, a meno che non gli offri tre noccioline e una birra, penso che lo potresti convincere. Non lo puoi obbligare, ma lo puoi convincere, diciamo, in un modo o nell'altro. Anche se io preferisco sempre gente che ha entusiasmo di venire a Napoli, e che a Napoli come prima scelta non sono facilissime da trovare, ragazzi, sia chiaro, perché quella dimensione lì Napoli ancora deve raggiungerla, e spero che la raggiunga col tempo. Piano piano ci sta arrivando, ma bisogna essere oggettivi su questo. Napoli non ha ancora raggiunto quella dimensione, Napoli non ha quella dimensione che ti puoi permettere di dire io me la gioco sul blasone, sulla storia, sulla possibilità di giocare a Napoli, eccetera eccetera eccetera, perché purtroppo è una realtà che non esiste questa. Come valutare questa operazione? Io, onestamente, Politano Zielinski per Milinkovic gaserebbe tantissimo, ragazzi, Milinkovic a Napoli, però non lo so, io conoscendo come sa vendere il Napoli e come sa vendere De Laurentiis, a me non sorprenderebbe. Da dove sta venendo? Ok, top. A me non sorprenderebbe se De Laurentiis riuscisse a vendere Zielinski in scadenza 2024 anche a 30 milioni di euro, ed in quel caso non so, farebbero più comodo i 30 milioni. Bisogna vedere come li va a investire, chiaramente. Politano, che fai? Non entrano 15 milioni, in totale sono 45. Quello è il valore di Milinkovic. Io penso che il valore sia anche più basso, considerato che comunque è in scadenza di contratto. Più basso non dico di tanto, è 35-40 milioni di euro, che sembra essere la cifra comunque richiesta da Lotito, e ci troveremmo su per giù, magari col Napoli che ci va a perdere qualche milioncino, direi ci può stare, però non è una cosa da Napoli, e soprattutto non è una cosa da De Laurentiis. Se tu vuoi prendere il milioncino in più, e dico letteralmente il milioncino in più, lo prendi il milioncino in più. È sicuramente più probabile che questa operazione non si faccia piuttosto che l'operazione si faccia. Poi c'è da vedere, ci sono tante situazioni da vedere, perché c'è Maurizio Sarri di lì che sicuramente amerebbe avere uno come Piotr Zielinski, che Politano l'aveva chiesto già ai tempi di Napoli, quindi assolutamente tutto può essere e nulla mi sorprenderebbe. Però è interessante, è intrigante, io seguirei questa pista, perché non mi sorprenderebbe se uscisse qualche altra importante novella in questa direzione. Chiaramente Milinkovic-Savic sarebbe un bel messaggio da mandare a Napoli, alla squadra, a tutti quanti, che tu vuoi effettivamente vincere, perché se prendi Milinkovic, va bene che non hai speso un euro nel caso, però vuoi vincere. È un centrocampo, Milinkovic, Lobotkan, chissà, ragazzi, madre di Dio. Anche se io continuo a dire che il passo in avanti definitivo bisogna farlo nei sostituti, perché è lì che il Napoli ha bisogno di diventare una big a tutti gli effetti. Detto ciò, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù, troverete anche il GA7 Shorts, il mio canale dove pubblico tutte le clip, momenti iconici, momenti divertenti del canale, TikTok preferiti. Noi ci vediamo la prossima volta, sempre e comunque, tutta la vita. Forza Napoli, frattempo mangia fame, a rotonda, stucco.